Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, venerdì 23 agosto 2019, pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali, sempre con grande attenzione con quanto sta accadendo nel nostro paese, con la crisi di governo e con le consultazioni. Ne parla effettivamente il centro nelle sue prime pagine, un titolo di apertura che è comune per le quattro edizioni. Possiamo andare su quella di Pescara, ma appunto sarà la medesima anche per le altre tre edizioni. L'ultimatum di Mattarella, crisi di governo, il Quirinale da 5 giorni ai partiti, martedì nuove consultazioni, dialogo tra 5 Stelle e PD, Salvini riapre a Di Maio, se non si trova l'accordo si va al voto. E poi i riflessi in Abruzzo, leggiamo di spalla i danni per la grandinata, ma la crisi non blocca, 200 milioni di rimborsi che appunto non saranno bloccati, la rassicurazione arriva dalla protezione civile regionale. E poi il controesodo difficile, A24 e A25, domenica lo sciopero ai Caselli, la concessionaria stradale, autostradale Strada dei Parchi informa che domenica prossima 25 agosto potranno verificarsi disagi ai 28 caselli delle autostrade A24 e A25 dalle 8 alle 14 e dalle 18 in poi. Scendiamo in taglio medio, una notizia tanto attesa anche perché è stato uno dei casi dell'estate, Jovanotti a Montesilvano il 7 settembre, arriva l'ok della prefettura per il concerto, il cantante scatenato sui social, stiamo arrivando, la decisione presa dopo il vertice ieri nel tardo pomeriggio. Altri richiami, Pescara, bando del comune, case per i poveri, l'ultima idea, ci possono pensare i cittadini, blitz nel quartiere del degrado, vende droga a Rancitelli, scoperto e arrestato un 47enne. In taglio basso il report della provincia di Pescara, gioco d'azzardo, cifre da brividi, la ASL denuncia, giro d'affari di 654 milioni, 1500 i ludopatici. Per lo sport, Pescara Calcio, Zauri verso il debutto, mercato Matos in Polla. Andiamo sull'edizione di Chieti, andiamo direttamente in taglio medio, donna rapinata alle poste in centro a Chieti, il colpo allo sportello automatico, e a Vasto due giovani assaltano il Todis. A San Vito il morto del Belvedere è un prof a 45 anni ed è di Lanciano. Torniamo a Chieti, commerciante perseguitato sotto indagine un cliente. Poi lo stop alla guerra dei taxi in aeroporto, c'è l'accordo, assegnati i posti del servizio, 8 ai pescaresi, 2 ai teatini. Andiamo sull'edizione la mano del centro, di nuovo in taglio medio per la cronaca, Bagnino salva madre e figlio di 7 anni a Martinsicuro, stavano annaspando in mare a causa della forte corrente vicino agli scogli. E poi ricostruzione, l'incontro con il commissario delude, D'Alberto e Marsiglio, incidente a Pineto, ciclista travolge i pedoni, 2 feriti in rianimazione. Poi per lo sport in taglio basso, i biancorossi prendono Bombaggi, bagno di folla per il Teramo, festa in piazza per la presentazione della squadra di calcio. E poi ancora l'edizione aquilana del centro, sempre andiamo in taglio medio, perdonanza, apertura con Morandi all'Aquila, accensione del tripode, spettacolo a Collemaggio, oggi 8 pagine speciali da parte del quotidiano Il Centro. E poi ancora all'Aquila, strade di sangue, muore dopo 50 giorni di agonia e oggi l'addio al 22enne Giorgi. A Sulmona svaligiata e devastata la casa dell'ex sindaco Bruno Di Masci. E poi in taglio basso, sempre all'Aquila, gli studenti, i nomi dei fiori, effetto privacy al Cotugno, oscurate le identità dei 25 ragazzi. Cambiamo testata, siamo sul Messaggero Abruzzo che apre così, la ricostruzione è ferma, le parole sono del presidente di Confindustria Ballone, gli uffici non riescono a smaltire le pratiche, a Teramo gli inquilini tornano di nascosto nei palazzi Ater, basta vivere da sfollati. E poi una serie di richiami sotto la testata L'Aquila
Via questa perdonanza al via questa sera il fuoco sul tripode della pace. Poi per il ciclismo Dario Cataldo, da domani la sfida si sposta sulla Vuelta. Per il calcio di Serie B e Serie C, Pescara Matos ora è più vicino. Teramo, presentata la squadra, la mediazione di Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, sta agevolando l'operazione. Il diavolo ieri ha ricevuto l'abbraccio dei tifosi nonostante ci fosse stata la minaccia della la pioggia, ma poi si è regolarmente tenuta la presentazione della squadra in Piazza Martiri, con la presentazione che è stata fatta sul palco dai giornalisti Daniele Barone e Yolanda Di Rienzo. Andiamo di spalla, John Fante Festival, il giorno di Veronesi, l'autore di Caos Calmo riceverà il premio alla carriera. E poi in taglio medio, intanto la fotonotizia, giù dal Belvedere era un professore. Oggi la verità dall'autopsia. E poi Giova Beach Party sì al concerto a Montesilvano. Il comitato garanzie per la sicurezza, dare l'annuncio su Facebook lo stesso Giovanotti. E poi in basso a Sulmona, Cirilli non pagato, si va in tribunale. Proseguiamo, siamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura: assegnate le prime case agli sfollati, 53 famiglie ospitate da 3 anni negli alberghi avranno un appartamento acquistato dalla regione. Poi sotto la testata giustizia, 3 giudici in lizza per la guida del Tribunale di Teramo. Economia, banda lenta, ne risente anche l'occupazione. Scendiamo a centropagina con la foto notizia su il sipario Teramo Calcio, pioggia e tifo per la presentazione della nuova squadra. Poi una serie di richiami intorno alla foto notizia. Intanto ieri a Mereto c'è stata la finale abruzzese di Miss Italia. Ebbene, Miss Abruzzo è la giuliese Francesca Persiani a Pineto. Per la cronaca, ciclista investe 2 pedoni ed è gravissima. E poi ieri si è chiusa la sagra della Porchetta Italica di Campli. Luciano Bosica è il nuovo re della Porchetta. A Roseto degli Abruzzi, mattatoio in vendita a 4 milioni. E poi in taglio basso, richiamo sulle spese elettorali. A Giulianova il segretario comunale vuole i rendiconti. Poi ancora per la cronaca, Martin Sicuro, Bagnino Eroe, salva 2 donne e un bimbo. L'anniversario, l'eredità culturale di Gianmario Sgattoni a 12 anni dalla morte. Lasciamo i quotidiani locali, ora un ampio excursus sulle testate principali nazionali, ovviamente grande spazio alla crisi di governo. Ecco qui il Corriere della Sera che apre così: la crisi e le consultazioni, 5 giorni per l'accordo, strigliata di Mattarella, siate rapidi e chiari. PD 5 Stelle si tratta tra le tensioni. E poi ancora l'analisi di Marzio Breda, il Quirinale, la delusione per le troppe ambiguità. In taglio medio le parole di Di Maio: tagliamo i parlamentari altrimenti il dialogo è difficile. E poi il giallo di New York, lo chef italiano trovato senza vita, si tratta di Andrea Zamperoni, capo chef del ristorante Cipriani Dolci a New York, trovato morto ieri. Proseguiamo e siamo sulla prima di Repubblica, che apre così: promessi sposi, la trattativa 5 Stelle PD, ipotesi di un governo giallorosso, Mattarella 4 giorni per l'intesa, Salvini rilancia, Di Maio premier al lavoro sul programma comune, lo scoglio del taglio dei parlamentari, il Quirinale preoccupato, si rischia di restare fuori dalle nomine UE. E poi ancora le facce da crisi, che cosa dicono i volti nei discorsi dal Colle. E poi in taglio basso, emergenza ambiente, ma Amazzonia e Groenlandia sono di tutti. 3 anni dopo c'è chi resta nella amatrice che si è fermata. Proseguiamo, siamo sul Fatto Quotidiano, molto duro nei confronti di Matteo Salvini, nel titolo di apertura, il pagliaccio, capitan Salvini ha perso la rotta, rivuole il governo con i 5 Stelle che ha appena rovesciato ed elogia
Di Maio che gli dà del traditore, Mattarella è seccato ma non chiude il forno 5 Stelle Lega e dà tempo a tutti fino a martedì. E poi sotto la testata questi due richiami, Zinga impone un altro veto ma oggi Movimento 5 Stelle e PD si vedono, Taglia Casta, il segretario dice no e Di Maio replica, è il primo punto, la trattativa Movimento 5 Stelle Dem se partirà davvero inizierà dal taglio dei parlamentari, punto fermo dettato dal Movimento con altri 9. Ma al Nazareno non piace. E poi Conte in attesa per decidere il commissario italiano all'Unione Europea, il premier uscente in relax con i suoi familiari, l'addio allo staff, le telefonate di Prodi e von der Leyen, le riflessioni sulla voglia di certi 5 Stelle di tornare con la Lega, occhio alla sindrome di Stoccolma. Proseguiamo e siamo alla prima pagina del Mattino, PD 5 Stelle, prove di governo, Di Maio apre a Zingaretti con 10 punti per una maggioranza solida, duello sul taglio dei parlamentari, Mattarella, si lavora un'intesa, adesso decisioni chiare e tempi brevi, martedì le nuove consultazioni e poi il Toto nomine, trattative per un premier terzo, in poll ora spunta Giovannini. Andiamo in taglio medio, la fotonotizia Gerry Maslow, 30 anni dopo l'omicidio, i nuovi schiavi nei campi per 2 euro, il giovane bracciante immigrato ucciso nel Casertano 30 anni fa. E poi la cronaca, calci in faccia alla dottoressa durante la visita a San Giovanni Bosco, il chirurgo aveva invitato le parenti di un paziente ad attendere fuori, indignata non mollo, ha detto la protagonista suo malgrado. Prove di governo con premier terzo e l'apertura del Messaggero, Di Maio apre al PD con 10 punti per una maggioranza solida, duello sul taglio dei parlamentari, Mattarella si lavora un'intesa, ora decisioni chiare e tempi brevi. Sotto la testata c'è il calciomercato, Roma si complica l'affare Rugani, Petrachi riflette sul prezzo finale. E poi di nuovo scendiamo e vediamo di spalla, c'è l'ipotesi donna, la linea del Colle in carico il 28 o scioglimento. E poi la mossa di Salvini, ultima offerta, Luigi vai tu a Palazzo Chigi. E poi sempre in taglio medio, beffa rifiuti in strada, la multa è ai romani, buste a terra nei giorni del caos, centinaia di verbali. E poi in taglio basso, trovato in un ostello, morte a New York per lo chef di Cipriani, c'è stata una lite. E poi ancora il manifesto che apre così tra capi e colle. E poi ancora verso l'accordo di governo PD Movimento 5 Stelle, l'assemblea dei 5 Stelle dà mandato a incontrare il PD, Zingaretti parla di quadro su cui iniziare a lavorare, Mattarella chiude il primo giro di consultazioni e ne annuncia un altro conclusivo per martedì. Avanti ancora, siamo sulla prima di Libero, Di Maio va in castigo, comunque finisca perde, Grillini pronti a sacrificarlo per accordarsi con i Dem, Fico vuole fargli le scarpe, Zingaretti non gli perdona i contatti ancora aperti con la Lega, l'Europa ha detto che ha sbagliato tutto, anche il Quirinale ce l'ha con lui e pure la mano tesa di Matteo finisce per fregarlo. E poi in taglio medio, intanto la foto notizia, prove di governo comunista, Mattarella è scocciato ma dà tempo a 5 Stelle e PD. E poi ancora spread giù e conti pubblici ok, l'Italia non è spacciata, quante balle ci raccontano sull'economia ignorando i dati reali. E proseguiamo e siamo sulla prima pagina del giornale, trattativa imbarazzante PD 5 Stelle, scherzi a parte, Zingaretti, Di Maio e Salvini si prendono in giro, Mattarella furioso da tempo fino a martedì. E poi le parole di Silvio Berlusconi ieri nell'ambito delle consultazioni, o centrodestra o voto, sinistra pericolosa. Andiamo avanti e siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, nuovo governo, 4 giorni per l'intesa PD Movimento 5 Stelle, la scelta di Mattarella, nuove consultazioni da martedì, il Quirinale vuole un nome o si andrà al voto, piano Di Maio in 10 punti sul taglio dei parlamentari, trattative con Zingaretti e poi Giovannini, Brai, Cantone, Cartabia e Severino tra i candidati premier. La foto notizia è tra le più grandi in Europa,
tra le saline più grandi in Europa e le saline di Margherita di Savoia in Puglia passano ai francesi. E poi ancora la partita nomine da Alitalia ai Big, 400 poltrone entro l'anno prossimo. Proseguiamo, siamo sulla prima pagina della Stampa, l'apertura PD e 5 Stelle, una via stretta per il governo, prudenza di Mattarella che concede una breve proroga, fra 5 giorni nuove consultazioni lampo al Quirinale, poi la decisione trattativa sì dei grillini, dubbi di Casaleggio, Zingaretti, una base su cui discutere. Salvini, possiamo riprovarci, Di Maio Premier, oggi i primi contatti ufficiali fra i capigruppo che inizieranno a parlare del programma, Toto Premier in testa, ex ministro Giovannini. Poi ancora in basso vari punti di vista, intanto quello di Luigi Di Maio: non lasciamo la nave affondare, non lasciamo che a pagare questa crisi siano gli italiani. Le parole del capo dello Stato Mattarella: la crisi va risolta all'insegna di decisioni chiare e in tempi brevi. E poi Zingaretti, segretario del PD: noi siamo per un governo di svolta alternativo alle destre con tre punti inderogabili. Andiamo avanti, siamo sulla prima del Tempo. L'apertura, furia di Mattarella, vi mando a casa, il capo dello Stato irritato dalla manfrina messa in scena da PD e 5 Stelle nelle consultazioni, lascia 5 giorni e martedì, se non ci sarà un accordo, finirà la legislatura. Zingaretti ci prova. Poi Tempo di Osho, questa espressione con il carabiniere che guarda il capo dello Stato, ammazza, sta avvelenato. Di spalla, bollettino della crisi, voto o bis con Di Maio, Salvini adesso prova a tenere aperta la porta. Proseguiamo, siamo sulla prima del Secolo, divorzio breve, questa è l'apertura, Mattarella concede altri giorni a PD e 5 Stelle, il governo degli sconfitti può nascere. Poi tre richiami in taglio basso, Meloni: solo noi per il voto, per rispettare la Costituzione. Salvini tende la mano, non chiude ai grillini, e poi si va verso l'accordo Movimento 5 Stelle PD, il movimento è spaccato. La prima pagina della Verità, Zingaretti offre la cicuta a Grillo, Mattarella dà 5 giorni di tempo a tutte le forze in campo, il segretario alza l'asticella e chiede a Di Maio di rimangiarsi i decreti sicurezza e taglio dei parlamentari, a rischio pure il reddito di cittadinanza, il vice premier tenta il rilancio ma le condizioni sono dure, già oggi il primo incontro, e Salvini tende la mano al Movimento 5 Stelle, sfida all'Unione Europea e flat tax ci sono ma l'obiettivo resta il voto. E poi la fotonotizia, le vere poltrone che sognano questi due, l'ex premier Renzi e l'ex ministro Boschi. E poi in taglio medio la ribollita di tasse nel piatto giallo-rosso, niente deficit e tante spese nel menù del ribaltone, vuol dire una sola cosa, balzelli in più per miliardi. La prima del Secolo XIX, via alla trattativa PD 5 Stelle, Mattarella pungola i partiti, martedì consultazioni bis. E poi di spalla il ritorno a casa di Vialli, a settembre l'ultima firma per l'acquisto della Sampdoria. E, chiudiamo con l'Avvenire, ecco il titolo d'apertura, Movimento 5 Stelle PD, trattativa aperta, Mattarella chiede un accordo forte, tempi brevi, martedì nuove consultazioni, mercoledì l'incarico, oggi primo incontro per un governo giallorosso o di tregua, da Di Maio 10 punti, 3 per Zingaretti, Salvini tenta l'ultima apertura agli ex alleati e frena sulle urne ma riceve un no, il nodo del Premier e delle divisioni interne. Andiamo in taglio medio, a 3 anni dal devastante terremoto, paesi spopolati e non ricostruiti, le macerie tristi di Amatrice, poi la denuncia surrogata, i bimbi rifiutati in Ucraina, coppia USA scarta disabile, altri 10 casi. Lasciamo i quotidiani nazionali e torniamo su quelli locali e ripartiamo dal Centro, siamo a pagina 4, ecco qui, ma la crisi di governo non blocca i rimborsi, la regione
chiede 222 milioni, io mi do della protezione civile, dice l'iter va avanti, priorità agli edifici pubblici, sono però a rischio i fondi per migliaia di auto. E poi in basso le domande online da ieri mattina, truffati dalle banche, come farsi risarcire in 180 giorni, azioni e obbligazioni diventate carta straccia, sono 700 i clienti in fila dell'ex Carichieti. Poi a pagina 5, A24 e A25, disagi ai caselli, domenica c'è lo sciopero, i consigli per superare le barriere che resteranno senza personale autostradale, l'astensione dal lavoro va dalle 10 alle 14 e dalle 18 fino alle 2 del giorno dopo. E poi ancora circa le previsioni del traffico, il 25 agosto è giornata da bollino rosso, dunque domenica prossima sarà una giornata difficile sulle autostrade con tanto traffico, il traffico del rientro dalle vacanze. Pagina Abruzzo, ecco qui la chiesa abruzzese oggi si riunisce, separati e divorziati, i vescovi affrontano i drammi familiari. A tre giorni del CEAM con Forte, Cipollone e Santoro, parte dall'Abruzzo l'apertura voluta da Papa Francesco. E poi ancora il consigliere 5 Stelle accusa Cipolletti, dice sconti fiscali. Abruzzo beffato, appunto a dirlo è il consigliere regionale pentastellato Marco Cipolletti. Andiamo ora sulle pagine di Pescara, Pescara e provincia, perché è arrivata la notizia tanto attesa ieri nel tardo pomeriggio. C'è il sì del prefetto Giova a Montesilvano, il 7 settembre il mega concerto con 32.000 spettatori previsti, le parole del prefetto Basilicata, c'è stato un grande lavoro di sinergia tra i comuni e ci sono state fornite tutte le garanzie, ma il vero lavoro comincia da oggi. E poi le parole anche del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, un risultato che premia il lavoro di squadra e la ciliegina sulla torta di un'estate fantastica per la nostra città e per l'intera regione. Ulteriori dettagli saranno comunicati quest'oggi nel corso della conferenza stampa che è stata fissata al comune di Montesilvano. E poi ha parlato sui social anche Giovanotti, che dice Abruzzo arriviamo, il cantante si scatena su Facebook e Instagram, grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, ecco il post fatto ieri sera proprio da Giovanotti. Proseguiamo, siamo a pagina 12, alloggi per i poveri forniti dai cittadini, un bando comunale consente ai proprietari di mettere a disposizione le case per i crociar, la Caritas sì al progetto. E poi ancora emergenza sociale, gioco d'azzardo, un male da 654 milioni, sono circa 1500 i ludopatici, mentre nel SERT di Pescara e Tocco sono in cura 1129 persone affette da varie dipendenze. E qui c'è una grafica che riporta i dati divisi anche per SERT e divisi anche per tipologia di dipendenza. Qui troviamo alcune di queste tipologie, gratta e vinci, videogiochi fino alle scommesse, ecco su che cosa si spende di più. Proseguiamo, siamo a pagina 15, asili pieni, non si trovano i posti per 139 bimbi in lista d'attesa. Il Comune alla ricerca di fondi per inserire nei nidi privati i piccoli esclusi dalle strutture pubbliche, ma resta poco tempo a disposizione per stipulare una convenzione. Il 16 settembre si torna in classe, tutto questo a Pescara. Poi la cronaca, droga in casa, arrestato spacciatore di Rancitelli, i finanzieri pedinano un 47enne e lo fermano mentre cede droga a un cliente. Nella perquisizione trovati a casa 3.000 euro e un cellulare, ora è ai domiciliari. Torniamo a Montesilvano, ieri c'è stato un incontro importante in comune, contributi a familiari e sopravvissuti, scelti i criteri di divisione.
decisione. I sindaci convocati a Montesilvano dovranno amministrare i 10 milioni stanziati dal governo, valutazione su 4 elementi. Mentre parliamo della tragedia di Rigopiano, ieri c'è stato un incontro al comune di Montesilvano tra tutti i sindaci dei comuni più colpiti in tema di numero di vittime della strage di Rigopiano. E poi torniamo un attimo sulla pagina, perché sempre ieri al comune di Montesilvano è stata presentata questa iniziativa legata al progetto Noemi, il contributo dei vigili urbani al reparto intensivo pediatrico. Allora vediamo entrambi i servizi realizzati ieri dal TG6, partiamo dalla vicenda Rigopiano con questo contributo di 10 milioni di euro e i criteri di divisione di questi contributi, e poi il progetto Noemi. I sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei sopravvissuti della tragedia di Rigopiano si sono seduti questa mattina a Montesilvano intorno allo stesso tavolo. Il 9 luglio infatti il Consiglio dei Ministri li aveva già convocati per comunicare lo stanziamento di 10 milioni, ormai blindati a dispetto di qualsiasi crisi di governo, destinati ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime del disastro di gennaio 2017. Questo soprattutto a supporto delle spese legali per i processi che si prospettano lunghissimi. Oggi i primi cittadini hanno determinato una commissione di cui faranno parte, per snellire le procedure, solamente 4 sindaci delegati, quelli dei comuni di residenza con il maggior numero di vittime, ovvero quelli di Loreto, Città Sant'Angelo, Atri e Pioraco nelle Marche. La commissione a settembre si recherà a Roma, dove comunicherà in che modo, tramite un bando, quei 10 milioni dovranno essere ripartiti. Oggi la riunione è propedeutica poi a una seconda riunione che si terrà a Roma, alla quale parteciperà una rappresentanza ridotta, appunto creata agli fini di essere commissione, che porterà all'attenzione del Consiglio dei Ministri le linee guida poi per creare l'emanazione del bando volto all'elargizione di questi fondi. La procedura sfrutta un decreto già esistente, stipulato per la strage ferroviaria del 2016 tra Andria e Corato. 1.258 euro, e questa la somma devoluta all'associazione Progetto Noemi Onlus. Il gesto di beneficenza arriva dalla Polizia Municipale di Montesilvano. I soldi sono stati raccolti mediante un torneo di calcio e verranno utilizzati per acquistare materiale per il reparto di terapia subintensiva pediatrica di Pescara. Presenti il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, l'assessore allo sport, Alessandro Pompei, e i rappresentanti delle altre forze dell'ordine che hanno partecipato al torneo. Sport e solidarietà è il nostro motto. Il nostro gruppo sportivo, come ho detto prima, in 20 anni di attività ha donato oltre 200 quintali di derrate alimentari, 80.000 euro in denaro contante, quindi ci siamo dati da fare. Essere vicini a chi soffre, facendo sport, è la cosa più bella che ci possa essere, anche perché non possiamo essere solo quelli che attaccano le contravvenzioni contro i vetri delle persone. Abbiamo anche il volto umano. Noemi è una bambina affetta da atrofia muscolare spinale, una rara malattia neurodegenerativa. I suoi genitori decisero di reagire a questa condizione fondando, senza alcun fine di lucro, l'associazione Progetto Noemi Onlus, che ha l'obiettivo di sensibilizzare le ASL, gli operatori sanitari, sulla conoscenza di questa malattia genetica, di sostenere la ricerca scientifica e di aiutare economicamente le famiglie che vivono questa o tante altre patologie, nella speranza di migliorarne, per quanto possibile, la qualità della vita. Come associazione cerchiamo di far sì che la disabilità gravissima pediatrica abbia le giuste attenzioni, quindi questo contributo renderà operativo e ancora migliore il reparto di terapia subintensiva pediatrica, che è nato a Pescara, ai quali noi stiamo cercando di dare il massimo, e a pungolare anche l'istituzione affinché si possa dare ancora di più per l'assistenza e in più l'aiuto alle famiglie, perché noi cerchiamo di aiutare economicamente le famiglie che vivono queste disabilità. Disabilità gravissima pediatrica, quindi comunque vedere persone e istituzioni che affiancano il nostro percorso sicuramente ci rende orgogliosi, perché quello che si sta facendo è reale, è concreto, ma soprattutto è credibile. Torniamo sul centro a Città Sant'Angelo, da oggi c'è festa in corso, gli artisti invadono il centro a Città Sant'Angelo fino a domenica, la 13ª edizione dello Street Music Party nelle vie protagonisti italiani e internazionali, ingresso libero a tutti gli spettacoli.
Invece a Francavilla il circolo nautico compie 50 anni, ma il futuro è incerto. La sede di Francavilla messa in pericolo dal nuovo porto, i responsabili. Rischiamo la chiusura. Domani il Brindisi. Qui in Val Pescara l'escursione alla cisterna costa una multa da 50 euro. A Bolognano, nel sentiero chiuso dal comune, è assente la segnaletica di divieto. Il direttore del parco: vogliamo riaprirlo. Il sindaco: situazione ereditata. E ora le pagine di Chieti, con la guerra dei taxi che arriva alla fine. La regione appunto chiude la guerra dei taxi, assegnati i posti, 8 ai pescaresi, 2 ai teatini, ma per Chieti è una vittoria, stop alle risse davanti ai viaggiatori. Soddisfazione tra gli autisti della flotta locale per il decreto della regione, giusta la proporzione calcolata sulla base di bacino d'utenza, residenti e servizi. E poi ancora parla il rappresentante dei 13 tassisti della città, Di Paolo Emilio: era quello che chiedevamo da anni. Proseguiamo sempre a Chieti e siamo alla cronaca. Cliente perseguita un commerciante, scatta il divieto di avvicinamento per un teatino di 38 anni, la vittima, mesi di incubo, misterioso il movente. E poi ancora il giallo di San Vito Chietino e un professore, il morto del Belvedere, ha 45 anni ed è di Lanciano, l'uomo trovato senza vita mercoledì sotto la balconata con indosso solo gli slip. Ecco qui la tragedia di Riccardo Iannucci. E poi l'amico d'infanzia Angelo, ragazzo sensibile, a scuola poi era bravissimo, soprattutto nella lingua inglese. Le reazioni: ciao Ricky, ci mancherai, eri la quintessenza della vita. Pagine di Teramo con l'incontro di ieri a Roma, più fondi alla ricostruzione, fumata nera. Il sindaco D'Alberto e il governatore Marsilio incontrano il commissario, che rinvia tutto a una prossima riunione. Sul tavolo l'aumento dei fondi e l'invio di un maggior numero di tecnici ai comuni. E poi in taglio basso a Giulianova il comune sfratta il condominio solidale, niente soldi per pagare gli alloggi alle 12 famiglie senza casa a cui erano stati assegnati. Andiamo avanti, siamo in Val Vibrata, sempre la cronaca. Martinsicuro, bagnino salva una mamma e il figlio di 7 anni. La donna si tuffa in acqua per aiutare il bambino, spinto dalla corrente verso gli scogli e annaspa. I due recuperati dal soccorritore, che dopo qualche ora interviene nuovamente per un'altra turista. E poi ancora siamo a Pineto, sempre per la cronaca, bici contro pedoni, due feriti gravi, incidente sulla statale 16, in prognosi riservata un anziano di 88 anni e lo stesso ciclista. Le pagine dell'Aquila, prima di andare in pubblicità, siamo ovviamente entrati nel periodo della perdonanza celestiniana. Perdonanza, si alza il sipario sulla festa. Giornata inaugurale, stasera con le maggio l'arrivo del fuoco del Morrone, l'accensione del tripode, sul palco Morandi, Stewart e Simona Molinari. Voci narranti: Giannini, Nero, Redgrave per il primo atto, ingresso libero e niente prenotazione. Andiamo a chiudere con quest'ultima pagina. Una serie di incidenti purtroppo mortali hanno caratterizzato questo periodo post-ferragostano. Uno di questi appunto ha generato come vittima lo sfortunato 22enne aquilano Tiberio Giorgi. Ebbene, l'investitore in lacrime: sono distrutto, parla l'uomo che ha travolto con l'auto il 22enne studente universitario. Oggi alle 15 al Torrione, l'addio a Tiberio Giorgi. Ci fermiamo qui con la prima parte di Mattino 6, spazio alle previsioni del tempo, la pubblicità e poi rientriamo con Messaggero, la città e altri servizi.
Di nuovo buongiorno, riprende Mattino 6 con la seconda parte, con le pagine del Messaggero Abruzzo. Ecco qui le ambizioni dell'Abruzzo. D'Alfonso e Legnini tornano in corsa per un ruolo di governo. Idem in buona posizione in caso di accordo con i 5 Stelle. Forza Italia Rotondi si stacca dalla linea ufficiale del partito. E poi, come abbiamo già visto, Autostrade per Roma, domenica sciopero ai caselli. Le pagine di Pescara, ristorante distrutto dalle fiamme, il rogo dell'altra sera alla pizzeria Beceria di Corso Umberto sarebbe partito dalla cappa, fuggi di clienti e residenti, invasi di fumo nero gli appartamenti ai piani superiori, polemiche e accuse per lo stato di sicurezza degli impianti, terrore in centro, i vigili del fuoco hanno domato l'incendio in 20 minuti, danni ingenti, al vaglio le responsabilità. Timori per una donna incinta, ex consigliere comunale, in ospedale per tutta la notte, il condominio pronto allo scontro legale. E poi ancora Caponetti dalla ASL, controlli continui, il direttore sanitario aziendale garantisce attenzione agli impianti di attività commerciali, la braceria aveva prescrizioni per i fumi. E poi ancora la testimonianza, io e la mia famiglia salvi per miracolo da quell'inferno. Andrea Marconi racconta i momenti dell'allarme e della fuga dal palazzo, tante le criticità di quel locale. Proseguiamo, siamo a pagina 39, ludopatia Pescara, caso nazionale, il gioco d'azzardo vede la città in cima alle classifiche in Italia. Mancini, il direttore generale della ASL, dice dipendenza patologica da curare in quanto malattia. L'equipe della ASL segue migliaia di pazienti con il SERD, Di Pietrantonio svela i dati shock, c'è chi ha perso tutto, basta contattare lo 085 42 53 489 per ricevere cure di medici, psicologi e infermieri nelle strutture dedicate. Vediamo il servizio del TG6. L'ASL di Pescara dichiara guerra alle dipendenze, soprattutto a quelle che riguardano il gioco d'azzardo e internet. Nuove terapie, nuovo personale, si guarda al futuro. Sono emerse col tempo nuovi tipi di dipendenze del tutto psicologiche, tra queste quelle del gioco d'azzardo patologico, che sta conducendo sul lastrico famiglie intere, ma anche altri tipi di dipendenze, la dipendenza da internet, la dipendenza dai cellulari, persone che non riescono a staccarsi, debbono controllare costantemente se si è connessi in rete. La dipendenza compulsiva per acquisti, per shopping, la dipendenza, il cibo, il rapporto compulsivo nei confronti del cibo. Su questo noi abbiamo un servizio che si chiama SERD, perché D sta per dipendenze, prima si chiamava SERT perché era tossicodipendenze. Sono dipendenze appunto di diversi tipi e vanno trattate con terapie e soprattutto con la prevenzione. Abbiamo più di 1000 pazienti in carico, di questi una parte sempre più consistente riguarda appunto quelli che hanno la patologia del gioco d'azzardo e non solo, anche altre patologie che si chiamano appunto new addiction da internet e da altre. Stiamo avendo dei grandi e ottimi risultati, dalla dipendenza dal gioco si può guarire, questo è il messaggio che noi vogliamo sempre mandare, quindi prima di tutto prendere coscienza della propria condizione di malato, perché è una vera e propria malattia, e poi dopo chiedere aiuto ai servizi che esistono, sono assolutamente gratuiti. Un'altra cosa che volevo dire, importante, è che il servizio per le dipendenze ha azzerato nel giro di un anno le liste, le famose famigerate liste di attesa. Abbiamo, con un grande sforzo, un grande lavoro per il personale, sapete tutti che c'è sempre carenza di personale, ma nonostante questo c'è stato un grande lavoro per azzerare e dare una risposta a tutti. Sempre sul Messaggero le parole di Fiorella Cesaroni dell'Associazione per la tutela dei diritti del malato, DEA di secondo livello al Santo Spirito, lo dicono i numeri. E poi scendiamo in taglio basso, pasto da casa a scuola, Santilli convoca i presidi, riunione il 28 agosto per esaminare la sentenza della Cassazione, lavori in fase di ultimazione nei plessi scolastici. E poi ancora
Rigopiano i criteri per gli indennizzi, commissione di sindaci per discutere l'assegnazione dei 10 milioni alle famiglie delle vittime. Andiamo avanti, siamo a Montesimano, che è appunto l'ombelico del mondo, per rifarsi a una delle canzoni più famose di Jovanotti. Jovanotti che annuncia su Facebook il sì della commissione. Abruzzo, ci vediamo il 7 settembre al Jova Beach Party. Raggiante il sindaco De Martinis, una vittoria di tutti, sinergia con Pescara e Città Sant'Angelo per i parcheggi. Poi ancora notevole il lavoro corale svolto dalle istituzioni, ha vinto il progetto ma vanno rispettate alcune prescrizioni. E poi ancora al Marina, in scena l'assedio, incontro tra mondi diversi, teatro, danza stasera al porto turistico, dialogo tra Oriente e Occidente firmato Arterie con il patrocinio del Teatro Stabile d'Abruzzo. Poi in basso auguri di Masci e Martelli alle calciatrici del Pescara, che ieri appunto sono state ospiti a Palazzo di Città con la presenza del sindaco e dell'assessore allo sport. Le pagine dell'Aquila, ecco qui, ricostruzione al capolinea, il 2020 sarà delle frazioni, nei prossimi sei mesi sarà completato l'esame delle pratiche per i cantieri privati del centro, per la città servono ancora 1,7 miliardi di euro. Ma ce ne sono disponibili 1,3 per tutto il cratere. Poi le parole di Provenzano, dell'ufficio speciale per la ricostruzione: all'Aquila siamo all'85%, nei paesi al 30%, il problema sono i lavori pubblici. E poi ancora Ballone di Confindustria aggiunge gravi rischi per le imprese. E, in basso, studente morto, escluso il malore. Andiamo avanti, via alla perdonanza della rinascita, nell'edizione 2009 del dolore e della disperazione. Oggi nel decennale la città è stata quasi riconquistata. Appuntamento alle 19.30 davanti a Colle Maggio, poi lo show con Morandi, Stewart, Giannini e Molinari. Dopo l'accensione del fuoco, il grande spettacolo ideato per l'Aquila dal maestro Leonardo De Amicis. Domani il predicatore di Papa Francesco, in preparazione del giubileo celestiniano, sarà presente a Colle Maggio Padre Raniero, canta la messa. Proseguiamo, siamo a Sulmona. Cirilli, la polemica finisce in tribunale, la moglie e manager Maria De Luca dice l'organizzazione non ha dato all'attore neanche un centesimo di quello che gli spettava. I soldi in realtà la fondazione Carispac e il comune per il premio Amorosi Sensi li hanno regolarmente erogati. Nardella vuole sapere che fine abbiano fatto le promesse di rimborso all'associazione disabili che ha fornito 34 statuette di Ovidio. Andiamo ora sulle pagine di Chieti. Aeroporto, due posti ai teatini, ora i tassisti possono lavorare. Esulta la Di Biase, ha riconosciuto un diritto negato per troppo tempo ai nostri operatori. Tre comuni su cinque hanno rinunciato gli spazi per Chieti e Pescara, si cercherà l'intesa sui turni. Il presidente Marsiglio ha firmato il decreto che assegna gli stalli. E poi di spalla, medici, è stato di agitazione per gli incarichi dirigenziali, la CISL di categoria dice sì all'invio del commissario ad acta. Andiamo in taglio basso, non lasciate morire i centri storici, Confcommercio, accorato appello del presidente Tiberio, rivitalizzare lo shopping. E poi ancora rapino, vandali scatenati, clima di odio, denuncia ai carabinieri del sindaco Micucci, biglietti di minacce all'assessore. E poi ancora il morto del Belvedere è un insegnante, Iannucci insegnava spagnolo alla media Umberto I, non convince l'ipotesi del suicidio, oggi si farà l'autopsia, i carabinieri passano al vaglio i filmati delle telecamere e le celle telefoniche per ricostruire gli ultimi spostamenti, tanti attestati di cordoglio, il dolore dei familiari è stata una tragedia. Vediamo il servizio del TG6.
La voce in città si era fatta insistente già nella serata di ieri e di Lanciano, Riccardo Iannucci, 45 anni, l'uomo trovato senza vita al Belvedere di San Vito Chietino la mattina del 21 agosto. Fino a un paio di anni fa, stimato docente di spagnolo alla scuola media Umberto I di Lanciano, Iannucci è morto per edema polmonare secondo la ricognizione cadaverica eseguita sul luogo del ritrovamento. Del sangue è stato trovato sul cadavere, fuori dalla bocca e dal naso. A chiarire tuttavia le cause del decesso sarà l'autopsia disposta dal pubblico ministero Serena Rossi e in programma domani nell'obitorio dell'ospedale di Chieti dall'anatomopatologo della ASL Marco Piattelli. Iannucci è stato trovato ormai esanime da un passante che praticava jogging sul Belvedere. Erano circa le 6 del mattino quando ha avvistato il corpo dell'uomo che giaceva a 3 metri sotto la balaustra del marciapiede panoramico. Era adagiato vicino ai rovi, sembra stesse dormendo, racconta il testimone Dante Caporale del posto, che invano ha provato a destarlo chiedendo se avesse bisogno di aiuto. Restano da ricostruire adesso i dettagli dell'episodio, su cui indagano i carabinieri della compagnia di Ortona e della stazione di San Vito. Il corpo è stato trovato a poche decine di metri dalla caserma dei militari. Verosimilmente, riferisce il comandante Roberto Ragucci, era lì da poche ore. Da subito le indagini hanno preso diverse direzioni. Gli inquirenti non escludono alcuna pista: suicidio, omicidio, malore o overdose. Tanti messaggi di cordoglio dal mondo della scuola. Era un bravo docente, preparato e ben voluto da colleghi e alunni. Le pagine di Teramo del Messaggero: i fantasmi del terremoto nella ghost town della Ater. Colle atterrato, in tanti sono tornati di nascosto nei palazzi lesionati, gli inquilini sfollati non vogliono più vivere lontani dalle loro case. Anna Di Stefano del comitato di zona: tutti i proprietari mi contattino per avviare una iniziativa comune. Poi di spalla i Chu Twins animano le tende di San Gabriele. In basso l'appello del sindaco di Teramo Alberto al commissario Farabollini: servono più tecnici appunto per la ricostruzione. E poi ancora a Giulianova, scuola ed ex tribunale nell'abbandono, la sede degli uffici giudiziari invasa dai topi che divorano i vecchi fascicoli di indagine, recupero ancora in alto mare, incertezza sul futuro dell'ex elementare di via Lepanto, possibile l'abbattimento o la cessione a soggetti privati. Andiamo ora a sfogliare le pagine della città, ecco qui pagina 2, senza banda larga, ripercussioni sul lavoro, la stragrande maggioranza dei comuni abruzzesi non è coperta da internet ad alta velocità, solo Martinsicuro ha una copertura sufficiente, i territori più penalizzati sono quelli dell'interno, in particolare del Teramano. I dati: in Abruzzo 273 comuni sui 305 totali si trovano in aree bianche, ovvero dove più del 90% della popolazione non ha accesso a internet a banda ultra larga. Pagina 3, e siamo a Teramo, 53 famiglie sfollate a casa dopo 3 anni. Sul sito del comune pubblicate le graduatorie provvisorie per l'assegnazione delle prime case dei costruttori. Al momento quelle disponibili sono 147 su 223 inserite in graduatoria. Una volta liberate dalle famiglie, le case entreranno a far parte del patrimonio delle case popolari Ater. Proseguiamo, siamo a pagina 4, sisma 3 anni dopo, nelle chiese la speranza di ricostruire le comunità. Il vescovo Leuzzi fa il punto sul grande lavoro portato avanti dalle istituzioni per rimettere in piedi i luoghi di culto. 18 chiese inagibili già riaperte, 56 luoghi di culto del Teramano che il mese scorso hanno ottenuto il finanziamento per i lavori di ristrutturazione e ricostruzione. E poi ancora pochi 200 tecnici per la ricostruzione, da Alberto e Marsiglio da Farabollini, sottovalutato il sisma abruzzese. Poi ancora a pagina 6, 3 in lizza per la presidenza del Tribunale, entro l'anno il CSM è chiamato a decidere il successore del giudice Alessandro Iacoboni, scomparso a marzo. Ecco i papabili: Flavio Conciatori, 57enne, giudice penale ed è stato anche giudice della sezione fallimentare entrando nel vivo dell'economia teramana; Giuseppe Marcheggiani, 56 anni, giudice della sezione lavoro, sulle sentenze su numerose vertenze importanti; e poi Carlo Calvaresi, 62 anni, è stato giudice fallimentare a San Benedetto e oggi è presidente della sezione GIP GUP di Ascoli.
Andiamo a pagina 7 con la chiusura della sagra della porchetta italica di Campli. Luciano Bosica, il re della porchetta, il mastro porchettaio Taramano, vince la 48esima edizione della sagra davanti a Pallotta e Di Stefano. Premio della critica dedicato alla memoria del compianto professore Nicola Biagio Natali è andato a Nicolino Mercuri. E poi il premio social assegnato dagli influencer attivi sui principali social network è andato al mastro porchettaio Lucio Di Stefano. Stefano, andiamo avanti, siamo a pagina 8 con Miss Italia per il concorso per la regione Abruzzo, la giugliese Francesca Persiani è Miss Abruzzo, 176 cm d'altezza, bionda con gli occhi azzurri, la 19enne accede di diritto alla finale del concorso di bellezza. Qui alcuni scatti che ritraggono la nuova Miss Abruzzo che, come detto, accederà direttamente al concorso di Miss Italia. L'evento si è tenuto ieri a Nereto. Andiamo a pagina 9, siamo alla cronaca. Nascondeva la marijuana dentro casa, droga trovata dalla stradale nell'abitazione di un trentenne di Corropoli. La polizia ha effettuato i controlli su 84 persone, 61 veicoli, elevato 22 multe e sequestrato due mezzi. Poi ancora a Giulianova, nuova procedura per gli scuolabus, all'avviso per affidare il servizio hanno risposto tre ditte. Da lunedì le famiglie potranno presentare le domande al servizio corredate dall'attestazione ISEE. Pagina 11, Silvi, ok al completamento della ciclabile. Il Comune di Silvi approva il progetto definitivo per realizzare l'ultimo tratto. Il progetto è la sintesi di quanto emerso nella riunione con FIAB, associazioni e comitati locali. A Roseto, ex mattatoio in vendita per 4 milioni, il Comune di Roseto prova a fare cassa con la struttura di via Fonte dell'Olmo. Tra le priorità inserite nel piano ci sono alcune scuole, un'area edificata e alcuni parcheggi. Andiamo ora sulle pagine dello sport, sempre sulla città, pioggia e tifo, si alza il sipario sul Teramo, presentata la squadra alla città, Iachini ufficializza l'arrivo del centrocampista Bombagi e poi la lettera da non pronunciare, il presidente: mi dicono di stare zitto ma in fondo una speranza ce l'ho. Oggi parla Tedino in conferenza, domani la partenza per Catanzaro, Cosenza si avvicina, Cosenza inteso come difensore di proprietà del Lecce, corteggiato da inizio mercato dal Teramo. Infantino quasi ai saluti. E per la Serie D il Notaresco mette a segno un doppio colpo, sono ufficiali gli arrivi dell'ex Francavilla Francesco Mele e dell'attaccante Anas Ikramellà. Domenica la Coppa Italia per i rossoblu, scontro interno contro l'Avezzano che ha eliminato domenica il Real Giulianova. Andiamo a vedere le pagine dei quotidiani sportivi nazionali, le prime pagine: Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Ecco la Gazzetta dello Sport: Juve cassa per Icardi, il piano per non scambiare Dybala, il bomber ignora l'ultimatum del Napoli, i bianconeri preparano il tesoretto per l'assalto finale, in vendita Mandžukić, Rugani, Matuidi, Chan e Bentancur. E poi sotto la testata Toro, credici ancora, ieri è andata male la gara d'andata a Torino, 2-3 la vittoria del Wolverhampton, inglesi in palla, granata puniti. Troppi errori, però non è chiusa, ha detto il tecnico del Toro Mazzarri. E poi altri richiami: Maratona Sanchez, c'è il nodo ingaggio e la 7 va a Maurito. Queste le mosse dell'Inter. E poi sul fronte Fiorentina, FR7, Firenze in festa, Ribéry è già un idolo, show in stile Rocky, Franco osannato da 10.000 persone, qui per vincere ho ancora fame. Andiamo ora sulla prima del Corriere dello Sport: Juve a handicap, dal caso Esuberi allo stop di Sarri che salta Parma e Napoli. E poi ancora sotto la testata 15.000 cuori per Frank, tutta Firenze in delirio per il campione da Champions, arriveremo tra le prime tre, garantisco io. E poi altri richiami: Conte in allarme, l'Inter non chiude Sanchez, altro rinvio, Rugani alla Roma, l'affare si blocca per il baby Riccardi, la Samp a Vialli, via libera
Barbera di Ferrero a fare da 120 milioni. E poi Tutto Sport, una doppia apertura di pagina Toro, non è finita, uno straordinario Belotti tiene viva la speranza dei Granata, il 29 agosto al Wolverhampton dovranno superare se stessi per eliminare i Lupi che ieri appunto si sono imposti 2-3. E poi in basso Martuscello, la Juve è nelle tue mani, Sarri sta meglio ma non andrà in panchina né a Parma né contro il Napoli, lo sostituisce il fedelissimo vice. Andiamo ora sui quotidiani locali, siamo sul Centro per questi ultimi minuti di rassegna stampa. Ancora calciomercato in evidenza nonostante si avvicini il debutto in campionato, il Pescara aspetta Matos, la Juve offre Masciangelo, i friulani pronti a spedire l'attaccante in Abruzzo, i bianconeri negano Berruatto e propongono l'ex Lugano, Bettella e Campagnaro recuperano per Salerno. E poi in basso le parole dell'ex tecnico biancazzurro Pasquale Marino, Serie B complicata, Delfino da primi posti, in 10 si giocheranno la promozione, Galano e Tumminello, ottimi colpi. Poi ancora Serie C, Teramo Bombaggi è fatta, si riapre la pista a Cosenza, il trequartista firma per il Diavolo, pressing sull'esperto difensore del Lecce, domenica l'esordio a Catanzaro, presentazione in grande stile della squadra in Piazza Martiri. E poi ancora mercato sul fronte dilettanti, in particolare la Serie D, Chieti contatti con Fiore e per Fantauzzi e Derby, i tetini inseguono l'ex Vastese e contengono l'Avezzano, il baby del Capistrello, in Verdi tesserano Lupo Junior, figlio del DS Fabio, in prova il 2001 Giorgio Dalla Fermana. E poi in eccellenza Langizia prende l'esterno Guerra, San Buceto oggi firma il centrocampista Ligocci. E poi ancora il Notarescu ufficializza l'attaccante Icramella e Mele, a Giulianova in prova Licca, ex Sassuolo, e il mediano Di Paolo. E poi ancora per il basket di A2, Roseto, Capitan Pieric scommette su Nikolic, questo è il suo anno, il 37enne punta sul play, è cresciuto, ora può esplodere, da oggi la squadra riprenderà la preparazione in città. Rapidamente le due pagine di sport del Messaggero Abruzzo, ecco qui Pescara e Matos sempre più vicini, la mediazione di Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha agevolato l'operazione. Il 26enne brasiliano è a disposizione di Tudor, ma potrebbe mettersi in viaggio verso l'Adriatico. Poi ancora l'altro obiettivo è Antonio Di Gaudio, proprietà Verona, rimasto fuori dal progetto per la Serie A. E poi verso il debutto a Salerno, in difesa Bettella e Campagnaro. In basso Cataldo, la sfida ora si sposta sulla Vuelta, il ciclista di Miglianico è uno dei 13 corridori italiani che da domani animeranno la corsa a tappe iberica. E poi ancora Teramo, un brindisi per vivere il sogno, presidente, staff, prima squadra si sono ritrovati in Piazza Martiri per la presentazione condizionata dalla pioggia. Iachini, la mia idea non si può dire, preso finalmente Bombaggi. E poi una serie di richiami per la Serie D, Vastese c'è entusiasmo ma adesso arriva il bello, mister Amelia soddisfatto dopo la vittoria con il Chieti, ora il primo turno di Coppa, gara a Pineto. E a proposito di Pineto, 4-1 col Montorio, buon test per Epifani e Company, il club a San Gabriele per ricevere la solenne benedizione dei passionisti. Avezzano più tranquillo, l'attaccante Franchi ok, farà parte del gruppo che andrà a giocarsi il match di domenica a Notarescu. E per il basket, gli Sharks tornano a Roseto per l'ultima fase del ritiro. Chiudiamo qui questa edizione odierna di Mattino 6 che tornerà domani alle ore 8. Vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 nelle tre edizioni principali delle ore 14, ore 19 e ore 23. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.